Amici, vi ringrazio molto per continuare ad ascoltarmi. È incredibile come aumentino i miei seguaci, i seguaci di Santo Gian in YouTube, Vimeo e Dailymotion, per non parlare di tutti voi che mi seguite in Spreaker. Io sono costernato dalla politica in Italia, come si sia già divorziata da parecchio tempo dalla realtà della gente. E vorrei che qualcuno di voi mi spiegasse come realmente vanno le cose. Io da qua non riesco a capirlo. La politica è difficile da capirla, forse uno è un pirla, però che dire dei politici, allora loro la capiscono meno. Poi ogni tanto hanno dei colpi di fortuna e prendono dei consensi, i nostri consensi, i vostri consensi. E che uno sente di avere un'obbligazione morale a votare. Poi non so per che cosa si voti. Quindi, gente di Casalbalocco, Pomezia, Acilia, Torvagliani, Caustia Lido, Ostia Antica, Azza, San Giorgio di Acilia, Infernito, Dragona, Dragoncello, Pomezia, Castelli Romani, Castelfusano, Grotta Ferrata, Nettuno, Anzio. Mi piacerebbe mettermi in contatto con qualcuno di voi, perché mi comunichiate che è successo dal 99 a questa parte. Magari molti che mi ascoltano sono nati nel 90 o nel 99. Fa niente, mi raccontino com'è il loro paese negli ultimi 10 anni magari, o 15, cioè il mio paese, Italia. Mi piacerebbe che qualcuno che continua a vivere lì mi dicesse come stanno le cose. Quello che si vede attraverso Rai International o Rai Italia non lascia di sbigottirmi, però si sta veramente così male? Tutti così male? Addirittura Riccione, a Portofino, questi luoghi del turismo sciccoso. Adesso si mangia pizza al taglio, si mangia un gelatino. Ma veramente si è caduti così in basso? Non so. Grazie molto per seguirmi queste esternazioni in Spreaker. Le mie non sono dei programmi radiofonici. Le mie sono delle esternazioni così, di una persona che vuole condividere le sue idee in internet. Dovrò fare dei video, sempre saranno su libri. Ho voluto fare qualcosa di diverso in YouTube, presentando un tutorial sopra riguardo il disegno artistico. E non so quanti altri ne farò sul disegno. Avevo un programma anche di fare qualcosa sulla musica. Però la limitazione sta nel fatto che io non so come impiegare brani musicali e anche di video senza infrangere diritti d'autore come sa fare qualcuno. Se voi me lo potrete spiegare, e non so se vale anche su Spreaker, perché ho visto che hanno chiuso dei canali. Poi un'altra cosa, che a differenza che Spreaker ci sono dei programmi che emulano l'attività di un radio amatore con il baracchino da marconista, però non danno la stessa soddisfazione, perché sì, ti metti in una sala chat vocale e parli dal vivo, ma non rimane nulla
E poi magari ascolti quello che capita, il tono di conversazione è sempre molto, molto basso. E sembra che si sfotono tutti, poi parlano con un gergo strano. E non mi ha dato un'impressione troppo buona quei programmi che si scaricano sul cellulare per emulare l'attività dei radioamatori. Perché non rimane nulla, va tutto nell'aria. È un broadcast, così, a caso. Quindi preferisco continuare a usare Spreaker, perché almeno so che ognuno registra quello che vuole e poi ascolta quello che vuole, non che dice qualsiasi cosa al momento senza un filo conduttore. Mi piacerebbe conoscere dei canali che siano di Roma e magari di Castel Palocco. Oppure nel Lazio, oppure in Italia. Se avrete dei suggerimenti, inviatemeli come risposta al wall del mio canale radio Spreaker Stampin' Channel. Io farò clic sul link, cercherò il nome del canale radio per seguirvi. Oppure cercatemi, la foto sarà la stessa, in YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, Dailymotion. Io adesso caricherò altri programmi radio in specie in inglese. E quindi vi lascio. Devo creare questi archivi. Certo, perché siano comprensibili preferisco non leggere io. Utilizzerò un sintetizzatore. Anche se non me la cavo male con l'inglese, però per larghe letture. Così, per sforare la quota 10 ore che ho, con l'account gratuito. Poi dovrò passare a cancellare programmi, episodi, puntate. E quindi, non so, ho visto che già alcune persone hanno scaricato delle mie trasmissioni radio per conservarle con loro nel loro cellulare, tablet, computer. Evidentemente quello che dico interessa a qualcuno. E quindi vi consiglio a tutti che se vi è piaciuto qualche programma mio, di scaricarlo. Non so quando, magari fra un anno o due, se continua così, esaurirò la quota che ho di ore a mia disposizione gratuite. E quindi dovrò soppiantare i vecchi programmi con nuovi. Tanto so che non vi perderete molto. Perché per il momento, qualitativamente, non è che sono tutti diversi uno dall'altro. Però, ecco, vi avverto, io fra un po', non so quando, comincerò a cancellare i programmi, perché ne caricherò altri. Per il momento, non devo assumermi questa accortezza, perché ancora sto sotto le 10 ore, magari avrò fatto 3. Però dipende anche dai programmi che farò con il sintetizzatore di voce, magari farò in molti idiomi. Beh, per adesso questo chiudo. Cioè, perdono, volevo dire, per adesso questo è tutto. Passo e chiudo, come se fossi un radioamatore in una stazione radio. Non mi piacciono i programmi per radioamatore. Però non sono mai stato un direttore di radio, quindi utilizzo una pseudo radio in internet per fare quasi da radio amatore. Arrivederci. Adesso stanno per esaurirsi già i 10 minuti di registrazione, ma penso che siano sufficienti per chiunque, tanto per me come per tutti voi. Grazie della pazienza e della gentile attenzione che mi dedicate. Appena potrò, farò cose nuove. E adesso, fine trasmissione.